Mal di Tara dimissioni. Ma assolutamente no, ma stiamo scherzando, assolutamente no. Ha detto una cosa più che corretta, non mi pare che ci sia un pericolo di deriva autoritaria in questo paese per uno scontro da studenti che va condannato chi ha aggredito, vanno condannati tutti gli atti di violenza, ma da qua a parlare di rischio fascismo insomma mi sembra un po' eccessivo. Però le opposizioni criticano che il ministro non sia intervenuto insomma con una parola per condannare prima insomma l'aggressione, però poi è intervenuto per criticare la lettera della preside. Le aggressioni vanno sempre condannate tutte, per quanto ci riguarda noi della Lega le condanniamo tutte, anche perché i nostri studenti purtroppo sono molto abituati a essere aggrediti o a vedersi impediti nel svolgere le loro attività studentesche, quindi condanna per ogni atto di violenza di qualunque colore sia, ha risposto alla lettera, probabilmente che è stato interpellato sulla lettera, diversamente non credo che Valditara si metta a parlare di una lettera così tanto per. Le opposizioni però vi dicono la Valditara ha giurato sulla Costituzione, sì, antifascista, certo, ma Valditara, questa è una Repubblica antifascista. Siamo tutti, siamo tutti antifascisti, ma un conto è essere una Repubblica antifascista, un conto è dire che in Italia in questo momento c'è il fascismo per i fatti che sono successi a Firenze, e lui ha detto che quella è una stupidaggine, non ha detto che non è antifascista. Fatemi andare che perdo l'aereo. Ci saranno provvedimenti o si merita dei provvedimenti questa professoressa, questa docente? Ma assolutamente no, perché dovrebbe mettere. Lui ha commentato una lettera, ci mancherebbe altro. Anche di per quanto mi riguarda non deve avere provvedimenti. Arrivederci. Sì.